davanti alla scuola. Ciò che mi colpì davanti a ogni scuola fu la marea di bambini, quanti bambini. Lo spiazzo davanti all'entrata era spesso un richiamo per mamme e piccoli, anche non dell'età scolare. Ce n'erano a centinaia. Giocavano allegri, saltavano, cantavano. Questo modo di ricrearsi, veramente gioioso, mi sembrava di non averlo mai visto in Italia. Non c'era nessuno col broncio, nessuno violento, nessuno che litigava. Era una giostra in continuo movimento. Non c'era uno spazio libero e non c'era un angoletto fermo. Forse i bambini africani erano più abituati più dei nostri al moto perpetuo. Erano tutti scalzi. Solo in città si vedevano con sandaletti. I vestiti pure all'interno erano ridotti al minimo. Solo mutandine e qualche rara canottiera. Ogni volta che passavo davanti alle scuole rimanevo incantato, stentavo ad allontanarmene. La loro innocenza, le loro filastrocche, gli occhi brillanti su quei volti neri e poi quei sorrisi con il contrasto dei denti bianchissimi. Che impressione, che paradiso. Eppure questi bambini qualche volta erano trattati come bestioline. Mi hanno raccontato che in mezzo alla foresta, in un'aula scolastica, cioè in una di quelle capanne col solo tetto, sui banchi, tronchi d'albero, ogni mattina si trovavano degli escrementi umani. Avvisati gli alunni più volte, senza alcun risultato, l'insegnante fece come si fa con i cani. In fila, uno per uno, li portò a schiacciare il visino contro quei bisogni. Il risultato fu buono. Ma era proprio necessario ricorrere a quel metodo.